Benvenuti a questo nuovo appuntamento del cocktail musicale Le Interviste a cura di Hans TV. Oggi con noi in studio abbiamo un giovane cantautore messinese, un giovane cantautore che nasce ad agosto, esattamente il 6 di agosto del 1983, all'attivo ha 3 album musicali, un libro, laureato in gestione aziendale, tra l'altro so che hai tantissime aziende, delle azioni in aziende. Parlaci un po' di te, di questa tua passione per la musica, a che età è nata, perché è già da un po' che tu scrivi e componi musica, perché musica e parole sono tue. Sì, esattamente. Non sono mai riuscito a rispondere a questa domanda, come nasce questo viaggio musicale. Forse c'è sempre stato, magari un qualcosa che ha sempre fatto parte di te, e c'è bisogno forse di quell'età giusta, di quel meccanismo che faccia in qualche modo sbloccare quell'esigenza, quel bisogno di poterla raccontare. Il bisogno estremo di voler colmare comunque dei vuoti importanti, e quindi non sono mai riuscito a dare, ecco, questa risposta, come sia nato questo viaggio. Forse c'è sempre stato. Cos'è per te il senso di quello che sei riuscito a raggiungere fino ad oggi? È stato un lavoro nel riuscire a coniugare quello che fai nella vita da chi sei realmente, e cercare di far confluire proprio in quel punto la consapevolezza del proprio percorso, cioè arrivare a quel punto in cui puoi dire realmente, ad esempio, con consapevolezza, che ad esempio io non faccio il musicista, ma io sono il musicista, come un qualcosa che è una sorta di essenza che fa parte di te, non qualcosa di distaccato. Però cercare di avvicinarsi solamente, non raggiungere mai quel senso, perché nel momento in cui si raggiunge quel senso si smette quella meraviglia, quello stupore di cercare sempre di meravigliarsi, di stupirsi e di smettere questo meraviglioso viaggio. Nei tuoi progetti hai sempre cercato di coinvolgere collaboratori della tua città, ma avendo grossissimi problemi, come mai secondo te? Ma io ripeto sempre all'infinito una delle mie tante frasi, in cui un'idea, per quanto bella e brillante possa essere, rimane solo un'idea se non trova le persone giuste che la rendono concreta. E quindi ricapisci una lezione molto fondamentale, che non è un discorso di preparazione, che una persona è più brava di un'altra, ma soltanto un discorso in cui quella persona è proprio adatta per quel progetto. Io ci ho sbattuto la testa, beh, tu lo sai, hai partecipato a tanti dei miei progetti, sei stato anche parte integrante. Diciamo che sono stato il primo a vedere muovere i tuoi passi in ambito musicale. Esattamente. E quindi l'idea di coinvolgere e valorizzare persone della tua stessa città, e poi renderti conto di avere tanti problemi, è stata una delle idee che mi ha fatto vedere poi il nuovo progetto con occhi diversi, in cui al centro di un lavoro c'è il progetto stesso e non l'artista. E soltanto facendo così poi si sono raggiunti dei risultati che soltanto in questo progetto, in termini di maturità, sono riuscito a raggiungere. Allora, voglio citare qualcuno dei tuoi collaboratori, come Aidan Zammit, tastierista per Radio 2, che ha suonato anche per Gianni Togni, Claudio Baglioni, Ivan Zanotti, batterista di Ligabue e Loredana Bertè, Pio Spiriti, violinista di Claudio Baglioni. Beh, noi, l'ho detto poc'anzi, noi ci conosciamo da una vita, da tantissimi anni, e tu sei uno che non ha mai partecipato a un concorso di voci, avendo avuto per la musica, cito le tue parole, quel sentimento nobile e di profondo rispetto in quella concezione che è più importante risolvere dei tuoi vuoti interiori piuttosto che dare una forma di esibizionismo estetico. In un viaggio che forse non è mai iniziato, ma che ci sarà, c'è sempre stato. Cosa intendi per viaggio mai iniziato? Beh, come abbiamo detto all'inizio, il fatto che non sono mai riuscito a dire
quando me l'hanno chiesto, me lo chiedono come sia nato questo viaggio musicale, perché secondo me ci sono delle cose che hanno sempre fatto parte di te stesso, da sempre. Poi c'è quell'esigenza, quell'età giusta che li fa uscire fuori, in cui si sente quell'esigenza, quella necessità di essere rivelate fuori. E di colmare negli anni quel vuoto di cui hai sempre avuto bisogno di colmare. Per questo non ho mai partecipato a un concorso nella ricerca di un successo, non è stato mai la ricerca di un successo, ma un succedere di quel fluido che in qualche modo ha cercato di creare un'identità, cercare di creare una sagoma, ecco, in questa vita, e poter dire fondamentalmente anche io ho qualcosa da raccontare. E se non fosse stata per la musica, che poi mi ha salvato, non sarei riuscito mai a creare quel mondo parallelo in cui ho potuto portare tutto quello che poi ha creato il mio mondo. Tu hai iniziato a comporre musica, a cantare, e poi dopo un po' di tempo ci sono stati otto lunghi anni di buio, dove in questi 8 anni hai cercato di riprendere in mano la tua vita musicale. Tra l'altro hai anche scritto un libro. Ci parli un po' di questo libro, sì, del titolo? Sì, il libro è il titolo Il Cappello Country, ed è stato l'ultimo progetto prima di questa assenza di 8 anni. È stata l'idea proprio di dare un riscatto, no? A delle parole che fino a quel momento hanno subito una sorta di dittatura nei confronti della musica, perché la musica paradossalmente è un qualcosa che crea libertà, ma con le parole è una sorta di dittatrice, perché l'impone a stare dentro certe metriche. Quindi il musicista, l'artista che scrive la canzone, che scrive le parole, ha dovuto sempre smussare, ha passato una vita a smussare, a mettere da parte. Ecco, quei ritagli di parole che ho messo da parte, poi ci ho scritto il libro per dare un riscatto proprio a queste parole, la libertà di potersene andare almeno per una volta a spasso liberamente e poter dire insomma quello che avrebbero voluto dire fino in quel momento. In questi otto lunghi anni, quali sono state le emozioni che ti sono scattate, che sono scattate in te, soprattutto in quel momento quando hai deciso di riprendere in mano la tua vita musicale? Ma io credo che è stata una sorta di benedizione, di momento di grazia, perché c'è necessità di una crisi nel corso della vita, quella crisi in cui ti metti in discussione nonostante i grandi risultati che hai potuto raggiungere fino in quel momento, che praticamente potresti trovarti ad un bivio. Sì, un bivio, e anche e soprattutto l'idea che nonostante hai fatto tante cose ci può essere sempre un oltre, un qualcosa dopo che ti faccia in qualche modo fare scoprire cose ancora nuove, e poterti ancora meravigliare, poterti ancora stupirti e poter continuare questo viaggio. Quindi questa crisi fondamentalmente è stata una sorta di momento di grazia, di benedizione, che poi mi ha portato ad altri risultati. Anche perché hai ben pensato di scrivere un nuovo progetto musicale, dove tu presenterai anche il nuovo singolo, lo presenteremo subito dopo questa intervista. Sì, anche perché sono stato sempre dell'idea che i silenzi in qualche modo fanno sempre continuare qualcosa, è un po' come il respiro, non si sente nulla, però c'è sempre un suono, quindi qualcosa continua da qualche parte, che poi mi hanno portato a questa nuova consapevolezza con questo nuovo progetto che è partito a maggio di un anno fa, perché è un progetto anche molto particolare, come hai avuto modo di conoscere. Di vedere, di riconoscere anche sei stato ospite nel cocktail musicale in radio. Abbiamo parlato di questo progetto che nasce piano piano, va avanti, e infatti quest'oggi tu presenterai il nuovo singolo. Se tu dovessi dare un consiglio a chi si accinge nel mondo della musica, che consiglio daresti a questi giovani interpreti o giovani cantautori? Ma secondo me farsi trasportare da quella passione. Se c'è una cosa che ho compreso io in tutti questi anni
e quando una cosa la fai con passione non muore mai veramente. Può nascondersi da qualche parte, può rifugiarsi, però quando c'è la passione, quel bisogno e che c'è quella necessità ogni tanto di fermarsi, di perdersi, quello è importante. Poi ritrovarsi proprio in quel punto e ricominciare, perché poi la passione non ti fa mai smettere, no? di ricercare, e ricominciare più entusiasti di prima. Da capo è il tuo percorso musicale, da dove hai ripreso, e c'è sempre un da capo per ogni età secondo te? Assolutamente sì, io ho immaginato la copertina di questo progetto come un foglio nero stropicciato, no? Con scritto sopra da capo, proprio perché rappresenta simbolicamente una sorta di qualcosa, no? Degli anni stropicciati, no? Dalla vita, e il fatto che nonostante appunto gli anni, il corso degli anni, si possa sempre mettere un nome da capo a qualsiasi età. Nel tuo singolo di lancio, Per un'altra canzone mia, dici: nel tratto lungo di una quiete, una idea che raccontarsi è appena un attimo di scena. Chi è l'artista per Francesco Andaloro? Ma se l'artista non è quello che presenta qualcosa, è quello che crea l'idea, è quello che lavora l'idea, quello che si mette sempre in disparte, paradossalmente poi è proprio in quel silenzio che svolge il suo mestiere, riuscire ad appoggiare l'orecchio alle porte della vita e cercare di portare a sé più storie possibili, perché poi tutto quello che ci circonda ha già un testo e una musica tutta sua, e l'artista deve cercare di avvicinarsi il più possibile a quel testo e a quella musica, e quindi più quiete c'è, più lunga è quella quiete e più possibilità c'è di riuscire a ritornare con delle buone storie da raccontare, come si dice, insomma, ci vuole tanto per costruire e poco per distruggere. Per distruggere. È quindi quel tratto lungo, quella possibilità è proprio il lavoro intenso dell'artista. Più silenzio fai, più tempo comunque appoggi l'orecchio alle porte della vita, e più secondo me ritorni con delle buone storie da raccontare. Ci dici il titolo del tuo ultimo singolo e di cosa parla questa canzone? Allora, quello che presenteremo oggi è un singolo che è uscito maggio dell'anno scorso, nel maggio, insomma, sì, dell'anno 2022. Scorso, sì, è La mia libertà. E il prossimo mese uscirà, insomma, il prossimo, perché questo album non è un album di canzoni finite. È un album che durerà all'infinito. Sì, è a traccia, finché poi non ho più nulla da raccontare, quindi non so nemmeno io quando finisce. Però è a tappe, in cui questa volta il tempo me lo so fatto amico, proprio per cercare di dare alle canzoni un fiato più lungo, in un'epoca in cui purtroppo è molto frenetica, no? In cui abbiamo quell'abitudine che inizia una canzone e dobbiamo cliccare col ditino con la freccetta che passa alla canzone successiva. O la canzone indietro. O magari indietro. Bloccarla e portarla magari a metà avanti. Canzone indietro. Tu hai parlato di libertà. Ti senti libero? O legato alla musica, legato a qualcosa, a qualcuno? O ti senti libero? Ma secondo me è un percorso che dobbiamo fare nel tempo per cercare sempre di trovare quella libertà, che poi libertà è fare quello che hai sempre voluto, hai sempre sognato, senza il giudizio degli altri, perché poi il giudizio è una forma di prigione, no? Quindi secondo me proprio la libertà è fare un qualcosa senza pensare cosa potrebbero pensare gli altri di noi. E quindi queste piccole tracce che rappresentano questo progetto sono delle tracce in cui non c'è un tempo stabilito, quindi ogni canzone, ogni volta, insomma, c'è l'esigenza di poter raccontare davvero, davvero qualcosa. E farai uscire un altro? Sì, il prossimo mese sarà pronto. Perciò i tuoi impegni prossimi, i tuoi impegni futuri? Impegni futuri sono la lavorazione di questo progetto. Allora, tu negli anni passati hai organizzato diversi concerti tuoi, ne hai in mente qualcun altro da poter riproporre con sì, questo quando, nuovo progetto? Quando mi sentirò pronto, insomma, quando dirò ok, non ho più nulla da raccontare, si racchiuderà questo progetto in un unico album, e poi si organizzeranno dei concerti, che tu sai bene come funziona.
come piace organizzarli, non mi piace la quantità, ecco, non mi sono mai piaciute le piazze di paese, senza insomma denigrare, ecco. Però mi è sempre piaciuta la qualità, riuscire a organizzare dei veri e propri palcoscenici particolari, come abbiamo fatto, nei teatri. E credo che ci sarà anche l'idea di rappresentarli in qualche castello anche siciliano. Già ho iniziato a svelare qualcosa. Ok, allora tantissimi in bocca al lupo, o crepi il lupo, come si voglia dire. Noi ti ringraziamo per essere stato qui con noi in questo cocktail musicale e le interviste, e naturalmente d'obbligo salutare chi ci sta ascoltando e anche chi ci guarda in TV sul canale di 3 Media e poi sulle frequenze su tutte le piattaforme di Radio Blinco Blanco, grazie alla produzione di Hans TV da Pino Arena e Francesco Andoloro. Grazie. Ciao, grazie a tutti.